Pomeriggio estate, siamo ritornati in diretta qui sul 264, il canale televisivo dell'Università Niccolò Cusano. Ricordatevi di scaricare l'app sul vostro cellulare, quindi di seguirci anche dallo smartphone ovunque e comunque se volete farlo, quindi ci trovate sempre. Noi siamo ritornati per raccontare la situazione dei single nel nostro paese, infatti tra poco sentiremo Marco Greppi della community Vita da single che aspetta di collegarsi con noi, ma nel frattempo noi abbiamo Simona Vitale, autrice di un libro sull'abbondanza femminile, un libro che dà la possibilità alle donne di imparare a ricevere, di sbloccare la ricettività. Come fare? Lo chiediamo alla nostra coach in diretta con noi. Bentrovata Simona, bentrovata. Buon pomeriggio. Piacere. Ciao Annalisa, ben ritrovata. Allora, come sbloccare la ricettività femminile, Simona? Ci sono degli esercizi, c'è un metodo che noi possiamo imparare per diventare più ricettive, appunto? Sì, ci sono tantissimi metodi per diventare molto più ricettive. Noi stiamo parlando di single adesso e mi viene in mente subito una cosa, che le donne spesso si chiudono in una relazione esclusiva quando la relazione non è ancora diventata esclusiva, quando non è ancora diventata monogama. Allora il consiglio che voglio subito dare alle donne è di non chiudersi, di tenere aperte le possibilità finché la relazione non è stata dichiaratamente resa esclusiva. Quindi il mio consiglio è quello di invitare le donne a valutare altre possibilità, perché altrimenti chiudono il focus soltanto su un uomo, spendendo anni, mesi, tempo, investimento affettivo e magari non c'è un ritorno. Una life coach, in poche parole, per chi magari non è esperto del mestiere o magari non lo conosce, consiglia le persone nel proprio modo di vivere? Allora, sicuramente il termine coach viene dall'ambiente della cultura americana, no? Diventa quasi un allenatore di vita, serve per accompagnare una persona in un passaggio della sua vita per raggiungere alcuni obiettivi. In particolare, il personal life coach accompagna un individuo a raggiungere alcuni obiettivi personali. Quindi stiamo parlando in un ambito del mentoring, della performance, e in questo caso, dal punto di vista delle relazioni affettive, c'è tanto bisogno oggi di qualcuno che possa accompagnare in quel tratto di strada, proprio perché l'educazione affettiva, l'educazione sentimentale è divenuta difficile. Eh sì, Simona, abbiamo detto che nessuno di noi è stato educato ai sentimenti, all'affettività, e quindi sembra che sempre più persone oggi si trovino impreparate a stare bene in un rapporto, a individuare un buon rapporto e poi costruire una buona relazione. Noi ci siamo trovate per raccontare la situazione delle donne, la ricettività femminile, perché alcune donne sono bloccate, quindi vanno aiutate a riconquistare, ecco, femminilità, Simona. Che cosa c'è in loro che appunto le ha rese un po' più fredde, forse? È una domanda super interessante che deriva dal fatto che le donne spesso sentono di non essere mai abbastanza e di non fare mai abbastanza. Questa credenza, ahimè, fasulla, fa sì che continuino a dare incessantemente, perdendosi poi di vista tantissime cose importanti, tipo il contatto con il proprio corpo, con le proprie emozioni. Una semplice e banale domanda: ma come sto io in questa relazione? Di che cosa ho bisogno? Ecco, questo si perde, spesso demandando all'altro la lettura, la decodifica dei propri bisogni. Non è infrequente vedere alcune donne che si lamentano perché l'uomo di turno non ha indovinato i propri bisogni. Allora, un lavoro di coaching può rendere una donna molto più consapevole dei propri bisogni e soprattutto delle sue modalità comunicative per rivelare all'altro quali sono le proprie necessità in una maniera etica, autorevole, ma rispettosa nel contesto della relazione. Eh sì, vai Lorenzo. Immagino che lavori anche molto, innanzitutto si dice ogni persona è soggettiva, però immagino che nel suo lavoro sulle persone lavora molto anche sulla personalità e sull'autostima. Sì, certo, lavoro moltissimo con il concetto di valore personale perché è quello che fa la differenza.
spesso si confonde autostima, amor proprio, no? Molte persone hanno un'alta idea e considerazione di quanto sono performanti al lavoro, per esempio, ma nello stesso tempo le relazioni si fanno trattare malissimo. Avevo una mia cliente che era super performante al lavoro, ne era consapevole, conscia della sua bravura, ma aveva una relazione dove a me subiva Eh sì, come tradimenti abbiamo e detto prima con i accoglienza. nostri ospiti, quando nei rapporti si fa finta di non vedere cose importanti, cioè abbiamo già tutti gli elementi magari per lasciar perdere o allontanarci o ripensare, rivedere il rapporto, invece facciamo finta di niente o di non aver sentito. Però, Simona, bisogna anche dire che le problematiche che noi oggi raccontiamo sono problematiche globali, quindi il problema non è circoscritto ad un singolo caso femminile dove l'autostima è bassa, non c'è amor proprio e quindi c'è un problema relazionale, cioè il problema delle relazioni e delle coppie che non sono stabili, che durano poco, situazioni dove non si riesce a costruire, è un problema che riguarda tutto il mondo e soprattutto abbiamo anche dei numeri in crescita, quindi non so se si può risolvere tutto dicendo ci sono situazioni dove le donne non si amano, non si vogliono bene, cioè secondo me c'è proprio un problema sia nel femminile che nel maschile. Come si dice, l'amore Certo. lo facciamo in due, si ama in due, insomma, non si può Certo. fare in solitudine, magari ci sono delle donne a posto, ma uomini che non sono altrettanto a posto e altrettanto tranquilli, anzi forse oggi sono più gli uomini ad avere dei problemi, delle insicurezze, delle instabilità. E sempre meno le donne che riescono ad affermarsi, ad avere un lavoro, ad essere indipendenti. Quindi forse dobbiamo sì pensare a una problematica relazionale con un blocco della ricettività femminile, ma capire anche che cosa accade nel maschile. Possiamo chiederlo a Marco Luca Greppi di Vita da Single, founder di Vita da Single, come stanno gli uomini single? Marco, ben trovato su Cusano Italia TV. Buon pomeriggio a Buon tutti. pomeriggio, Come piacere. state? Come state? Ma allora, caldissimo, aperta e Sì. chiusa parentesi. Sì, io comunque sono d'accordo con voi sul discorso che alla fine non c'è soltanto un discorso femminile, ma anche un discorso maschile in generale. Cioè, prova ne è il fatto che sono quasi 10 milioni di single oggi in Italia, c'è qualche cosa comunque che non sta funzionando da una parte e dall'altra. Ho ascoltato prima con molta attenzione l'avvocato che ha detto delle cose molto interessanti che condivido. Effettivamente, a volte c'è una certa leggerezza a passare dallo status di single al matrimonio, no? Dovrebbe esserci una gradualità, magari una relazione che magari va avanti per un po' di tempo e poi a un certo punto si convola notte. Certo. Invece, a volte non capita questo, soprattutto quando si vanno a toccare quelle conoscenze virtuali e con le varie app online, sui social e così via, dove c'è ancora meno il contatto di presenza, no? E infatti con Vero, ma Vita anche al Single. contrario, alle volte non si intraprendono dei rapporti perché c'è una conoscenza superficiale, magari dell'altro abbiamo capito una parte del modo di essere, della personalità, e quindi il rapporto si chiude in fretta o si apre in fretta. Quindi il fattore tempo, il fattore conoscenza aiutano moltissimo le persone a dirsi sì o a dirsi no, e a dirselo anche con una certa decisione, insomma, Marco. Sì, io a questo punto direi che questo fa rima con superficialità, Eh purtroppo. sì. E non c'è niente da fare, cioè tanto velocemente viene presa una decisione come tanto velocemente si fa retromarcia, no? Quindi andrebbero forse più ponderate le cose, ovvio che qui si fa un discorso che si apre che è immenso, però sicuramente in base ai numeri che ha snocciolato con grande professionalità prima l'avvocato, c'è molto su cui riflettere, chiaramente. Senta, ma io volevo fare un po' un'analisi. Siamo in estate, anche se siamo ormai verso la conclusione, sì, noi abbiamo detto anche prima che l'estate è un po' il periodo in cui nascono o scoppiano anche le relazioni. È un po' forse anche la stagione migliore per i single? Ni, direi che la stagione migliore per i single va da novembre a marzo. Come mai? Ho Perché l'estate è un 22 anni di grande caos, statistiche. dai, diciamolo. Forse però d'estate hai L'estate. più distrazioni.
rispetto all'inverno. Sì, ma non solo, perché comunque, come si diceva prima, alcune coppie vanno comunque ancora in vacanza e provano l'ultima chance, no? Giocano ancora l'ultima carta. E poi il tempo che si elabora tutto, si arriva a fine settembre, poi c'è il break up a ottobre e poi da novembre in poi, tra virgolette, si rimette in circolazione, si rimette in gioco, chiaramente anche in base a quanto è stata la lunghezza della storia, perché chiaramente una relazione che è durata 10 anni non può essere digerita in un mese, no? A seconda di quanto è durata c'è un tempo proprio di elaborazione del lutto, perché comunque poi quando una relazione è importante ci va un tempo perché possa essere capita e analizzata nel profondo. Sicuramente l'estate c'è molto per i single, ci sono tante occasioni, in spiaggia, nei viaggi, le vacanze e così via, però non la vedrei come la stagione dei single, perché ripeto, ci sono tante cose che poi da ottobre in poi maturano e fanno sì che le persone poi si diano da fare in maniera attiva, magari cercando i nostri eventi o facendo altre attività sui social e così via, per incontrare quella persona che magari potrebbe dargli la ciliegina sulla torta della loro vita. Simona, dicevamo l'estate come fase transitoria, come momento dell'anno transitorio, ma le donne in estate rifioriscono o si ritraggono, non lo so, come reagisce in estate una donna, come vive l'estate una donna, se si può fare un ragionamento generico. Ok, volevo fare una precisazione su prima. Beh, è chiaro, sì, che manca una cultura dell'affettività, l'abbiamo detto, io nello, sì, specifico come ricercatrice in sociologia mi sono specializzata sugli archetipi al femminile, sulla storia del femminile, quindi racconto di questo, ma è soltanto una parte della fetta del problema, no? Detto questo, ovvero che manca una cultura dell'affettività, un'educazione sentimentale di cui le istituzioni anche formative dovrebbero prendersi cura, ecco che l'estate, per rispondere alla tua domanda, è un momento che mette la donna in discussione dal punto di vista della sua immagine, perché per forza di cose l'estate fa davanti agli occhi della donna una gigantografia della sua immagine corporea, e sappiamo tutti che l'immagine della donna è qualcosa che viene veicolato costantemente dai media, anche se oggi un po' ci stiamo muovendo per una cultura dell'integrazione dei diversi corpi, di diversi modelli. Quindi il sole, il mare, lo scoprirsi diventa un momento in cui la donna deve confrontarsi con il corpo. Il corpo da sempre è uno strumento di seduzione, che ci piaccia o no, è uno strumento di attrazione, che ci piaccia o no. E la donna, che forza di cose deve scoprirsi perché fa più caldo, fa i conti con questa immagine: mi piace, non mi piace, lo accetto, voglio accettare i canoni della moda, mi piace quello che ho letto sulla rivista del giorno, voglio veicolare un'immagine così piuttosto che come. Insomma, fa i conti con questo mondo, con questo corpo, che non è più la mente, no? È un'altra cosa ancora, è l'involucro all'interno del quale, dentro il quale noi viviamo. E tornare al corpo significa non tornare semplicemente all'estetica, alla seduzione, ma tornare, come dicevo prima, nei bisogni, nelle sensazioni, in quello che stiamo vivendo, quindi più a contatto con una veridicità, un'autenticità anche molto più elementare, perché spesso la mente è arzigogolata, no? Quando ci dà degli input, delle informazioni, fa dei giri un po' più lunghi. Invece tornare nel corpo significa tornare ad un'essenza, ad una base, insomma. Assolutamente. Ma nel suo ruolo di life coach, prima abbiamo parlato con l'avvocato che Gassani, che ci sono anche, ormai si chiamano terapie di coppia, in cui una coppia, diciamo, come ultima spiaggia a volte si ricorre un po' a anche aspetti psicologici in un certo senso per salvare la relazione. Gli è capitato anche a lei nel suo ruolo di life coach magari di dover consigliare una coppia per magari progredire e fare l'upgrade verso magari salvare il salvabile?
Sì, ho consigliato a diverse coppie di rivolgersi poi a diversi specialisti, no? C'è il mediatore familiare, ci sono degli psicoterapeuti particolarmente abilitati a questo tipo di esperienze. Mi è capitato anche di seguire una coppia in una fase di stallo in cui non riuscivano più a comunicare bene. Il mio ruolo si inserisce lì dove la comunicazione sembra fallace, sembra che c'è qualcosa di interrotto, per fare in modo che possano comunicare autenticamente nel miglior modo possibile quello che stanno sentendo. Quindi sì, sicuramente è una strada che consiglio, quella di farsi aiutare, di farsi accompagnare da un professionista, poi dipende dalla problematica, dall'obiettivo e dal bisogno. Assolutamente lo consiglio. L'estate come momento di rinascita per le donne, quindi per il corpo, abbiamo detto ritornare al corpo vuol dire ritornare ai propri desideri, quindi sentire che cosa chiede il corpo e cercare di soddisfarlo per quello che riguarda l'universo femminile, credo sia anche così per l'universo maschile. Marco Luca Greppi, abbiamo raccontato la community vita da single in piena pandemia, raccontando i single in grande sofferenza nella fase in cui con il lockdown non si poteva uscire. La rinascita col corpo di cui abbiamo parlato con la dottoressa Simona Vitale credo sia di grande aiuto anche per gli uomini durante l'estate. Come stanno i single? Sono rinati anche loro? Sì, io vorrei aggiungere una cosa secondo quello che ha proprio detto adesso Simona Vitale in merito alla comunicazione, perché ormai da 13 anni organizziamo tutte le estati un weekend che si chiama appunto Weekend Comunicazione Uomo-Donna, che va proprio a spiegare, disassemblando tutti i meccanismi che intervengono nella comunicazione tra uomini e donne per dargli degli spunti nell'utilizzare una comunicazione più efficace. E in particolare quest'anno io sto combattendo la mia piccola battaglia anche tramite il sito, non usate i vocali, guai, non usateli, perché usando i vocali, lo dico mi rivolgo in questo momento sia agli uomini che alle donne, si perde la capacità di comunicare in tempo reale. Sono molto comodi, sono molto efficaci, sono molto rapidi, però tutto questo si paga con gli interessi nel tempo, nei mesi, negli anni, perdendo quella capacità di interazione in tempo reale che è propria della vita, perché la comunicazione è sincrona, non è asincrona. E quindi queste persone che anche in coppia, no? Magari a volte addirittura litigano con i vocali e si mandano un vocale 3 minuti, 4 minuti, 10 minuti, cose veramente pazzesche, sembra che sul momento si possa gestire la cosa in modo efficace, anche perché uno si può studiare bene la risposta. Ma è alla fine una vittoria di Pirro, perché poi si vince quella piccola battaglia, ma poi si perde la guerra perché non si sarà poi in grado, nel momento che una persona ti piazza una domanda, ti fa un'osservazione, ti fa una critica, entra su un argomento spinoso e si è uno di fronte all'altro o si è al telefono, non si è poi in grado di replicare all'istante. E questo crolla completamente poi la capacità di essere efficace nella comunicazione, anche nella situazione. E quindi non usate i vocali. Ah, certo, no, le chat, WhatsApp, ecco, abbiamo detto, comunque tendono ad allontanare e sono un fattore oggi con il quale ci troviamo a fare i conti, ma secondo me sono una grande scusa, cioè se due persone comunque vogliono stare insieme e se si piacciono, se sono interessate, lasciano perdere la chat a un certo punto e poi escono e si vedono e coltivano il rapporto dal vivo, che poi è quello che serve alle persone, vedersi dal vivo e conoscersi nella vita reale. Assolutamente, infatti con Vita da Single, da sempre diamo opportunità all'incontro, nel mondo reale. Infatti, ritornando alla domanda iniziale, stiamo uscendo da questo complicato periodo di 2 anni abbondanti di pandemia, e si sono viste chiaramente delle differenze perché ha avuto degli start and stop per 2 volte consecutive e le persone singole ovviamente si sono trovate un pochino spiazzate perché all'inizio si sono trovate praticamente agli arresti domiciliari, magari da sole, dovendo affrontare periodi molto complicati. Poi dopo è stata l'apertura del 2020 che poi è seguita un'altra chiusura, nell'inverno e così via, cose che chiaramente sapete. E sicuramente adesso c'è tanta voglia di incontrarsi, di conoscersi, di allargare proprio la propria rete sociale a 360 gradi, non solo per le relazioni, ma
ma proprio per le conoscenze, proprio la base della socialità. Ma un commento, la domanda è rivolta sempre a lei, signor Greppi, poi la giro anche a Simona Vitale, ma principalmente a lei. Il ruolo dei social ormai è sempre più costante, sempre più pressante nella nostra vita, ormai lo diciamo sempre anche con Annalisa, il cellulare, il telefono è un po' l'estensione del nostro corpo e i social diciamo hanno un ruolo sempre più importante, vengono utilizzati ormai per scopi, oltre che per conoscersi anche per trovare il proprio partner. Lei che cosa ne pensa di questo, diciamo, di questo grande marasma dei social? I social sono l'espressione delle società, e in particolare se parliamo in Italia, della società italiana, quindi quello che si trova non è nient'altro che la pubblicazione vita naturale durante delle cose che le persone si dicevano fino a qualche tempo fa in privato, no? Ormai è diventata una piazza virtuale. Quindi come dalla piazza siamo passati al cellulare. Esatto, come tutti gli strumenti hanno dei punti di forza, ma come tutte le cose ci sono anche delle situazioni che possono essere critiche. Io comunque non li demonizzerei. Sicuramente andrebbe fatto anche da parte delle istituzioni nei confronti dei ragazzi giovani, molto giovani, una sorta di sensibilizzazione, cioè andrebbe fatta un'educazione social proprio, perché molte volte lo strumento viene usato in maniera impropria senza pensare a quelle che possono essere le conseguenze, perché chiaramente se il signor Rossi X pubblica sul suo profilo privato la foto di una festa che era ubriaco e poi fa un'application per andare a lavorare nell'azienda Y, è chiaro che magari la persona che gestisce le risorse umane andrà a vedere il profilo e vede queste cose e alla fine, pensandoci prima, dice beh, quelle foto lì potrei anche non postarle. A volte c'è questa superficialità, quindi torniamo al discorso di prima, che riappare, ma fa parte un pochino dell'umanità, insomma, sbagliamo tutti e anche questo può capitare. Però ormai i social sono diventati per alcune persone anche un po' una finzione. Io ora non mi ricordo in quale paese, mi sembra o in Danimarca o in Svezia, addirittura se una persona usa dei filtri particolari deve segnalarlo nel proprio posto. Sì, in Norvegia, ecco. Mi sembra. E quindi, diciamo, ormai i social è anche un po' una finzione, è far vedere una parte di sé che magari non è nemmeno più quella. Assolutamente, infatti adesso sta prendendo piede un social americano che praticamente cerca di documentare nella maniera più semplice possibile la quotidianità, perché chiunque andando a vedere il profilo, in particolare Instagram, di una persona si rende conto che ci sono degli atteggiamenti, sembra che tutte queste vite siano vite incredibili e dove la Chiara Ferragni non riesce neanche a arrivarci. Ecco, c'è un po' questo specchietto per allodole che viene costruito forse per compensare anche magari alcune mancanze che le persone sentono e sono assolutamente umane. No, ma anche per dare un senso di pienezza alla propria esistenza, credo, Marco Luca Greppi, cioè per sentire che anche la propria vita è piena, quindi di avventure, di vacanze, di belle cose, di un certo abbigliamento, credo che sia anche questo il desiderio di chi racconta sui social ogni dettaglio positivo della propria vita. De Sica è uscito in internet in questi giorni con una polemica sul tema, dove diceva che è tutta una cafonata, insomma, che noi esponiamo in vetrina solo il lato bello della vita, però vorrei vedere chi è che è disposto a raccontarsi sui social in un momento in cui piange, in un momento in cui sta male o in un momento in cui inveisce contro qualcuno o qualcosa. Anche qui, insomma, il dibattito è ampio e forse usciamo un po' fuori. Prima di salutarci, Simona, sbloccare la ricettività per le donne è importante, è un'occasione per rimettersi, in ritornare, diciamo, a una vita bella, nuova. Dei consigli per sbloccare la ricettività? Beh, innanzitutto è cominciare ad accettare l'aiuto, accettare i complimenti, accettare il sostegno, accettare quella che per me probabilmente è il dono più importante che una persona che possa darti, ovvero la presenza fisica, il tempo di qualità, quando qualcuno è realmente lì con te, che sia al telefono, che sia ancora meglio vis-à-vis. Ecco, incominciare a dire di sì, no? Quando qualcuno ti dice posso aiutarti con una borsa, magari in quel momento davvero non ce la fai, perché no? Oppure magari qualcuno ti dice sei bella e tu rispondi ma no, dai, accetta quel complimento, di sì, no?
questi piccolissimi accorgimenti allenano la tua capacità di ricevere, perché la capacità di ricevere è un muscoletto che va allenato. E tutto questo lo facciamo in un'ottica di avere relazioni più armoniose, più equilibrate. Io vado a lavorare con le persone che hanno dei veri e propri sbilanciamenti in amore, danno tantissimo e ricevono pochissimo. Quindi andiamo a lavorare per un'armonizzazione. Della capacità di dare e della capacità di ricevere. Naturalmente lo sottolineo, questo vale per tutti, vale per gli uomini come per le donne, poi per studi miei di genere mi sono specializzata sulla storia del femminile, però vale per tutti, sono Vale tanti per uomini che tutti. devono imparare a ricevere perché danno tantissimo e prendono poco anche loro. Eh sì, allora ricettività sia e nuova vita sia per chi ne ha bisogno, anche sulla scia dell'estate che ci ha dato nuova energia e nuova vitalità. Grazie a Simona Vitale, Grazie. Woman Coach, a risentirci alla prossima. Complimenti, dottoressa, per il suo lavoro. Io la seguo sui social e posta sempre dei contenuti molto interessanti. Ci ritroveremo presto. Forse non ha... Arrivederci. Arrivederci Arrivederci. e grazie anche a Marco Luca Greppi. Grazie, buon pomeriggio e a Grazie a tutti. presto. Buon pomeriggio, grazie. Alla prossima! Noi ci fermiamo un attimo, appuntamento con la pubblicità, poi rimanete qua che c'è l'ultima mezz'ora insieme, la nostra Paola, Paola Aspri.